Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Michael McClams. Dunque, vorrei fare una breve analisi della crisi del mondo del lavoro. No? Ho accennato in diversi video, anche quello precedente, che tra nell'agenda degli stati generali che si stanno tenendo e si terranno per i prossimi settimana, insomma, settimana circa, fino a domenica, mi pare, o lunedì prossimo, a Villa Doria Pamphili, bellissima villa seicentesca a Roma, di proprietà dei marchesati della famiglia Doria Pamphili, che è proprietaria anche del Castelli della mia zona di Alessandria, no? Il one man show di Conte è nell'agenda c'è. Tra le tante cose, il salario minimo, uno dei cavalli di battaglia del 5 Stelle. Dunque, ho già accennato del salario minimo nei video precedenti, dicendo che 9,10 euro che vuole portare lordi, non si capisce, non ho capito se lordi o netti, penso lordi, chi è che gli dà un operaio di base? Nell'artigianato, come fa a un apprendista a darti 9 euro all'ora insegnati? Dunque, il problema è che è vero che all'estero i salari sono più alti, ma il costo del lavoro è più basso. Il lavoratore in Germania, in Francia, in Spagna è sì tutelato, ma costa molto meno alle aziende quello che ha. In Germania non c'è la liquidazione, non c'è il TFR, la pensione è calcolata in modo diverso. Mi pare che neanche in Francia ci sono delle voci diverse, dei calcoli diversi anche in Spagna. In Italia c'è troppa tutela dal punto di vista dei costi, il datore di lavoro si deve far carico di troppi oneri. Parliamo del datore di lavoro onesto. Io dovessi assumere una commessa, non in stage, io le devo pagare, le devo dare il minimo sindacale che nel commercio dovrà essere 1.034 euro circa al mese. Puliti, qui sono 1.100, 1.200. Puliti sono 1.000 euro, quindi sono 1.300 lordi. Il 30% lo paghi tra contributi e spese. Mi costa 1.300. 1.500 euro al mese, 500 più 1.000 al commesso, alla commessa. Poi c'è l'INAIL, poi c'è lì, poi c'è sono le tutele, poi ci sono. Non può gravare tutto il costo del lavoro esclusivamente sul datore di lavoro. Il portare il salario minimo a 9 o 10 euro vuol dire uccidere ulteriormente il mondo del lavoro. Che adesso l'emergenza più importante non è tanto quella del Covid, che si sta riducendo a poco più che un raffreddore. Questo l'ha detto gli epidemiologi, non lo dico io. Quindi il sentire che le parti sociali si riuniscono nella splendida cornice seicentesca di Villa Pamphili e discutono di aumentare il salario minimo, che è giustissimo, va benissimo. Ma se non si diminuisce il costo del lavoro, l'ho detto tante volte, insisto, io se assumo una commessa le pago solo lo stipendio, tutto il resto lo deve pagarlo lo Stato. Mi deve venire incontro e pagare lo Stato, dare a me degli enormi sgravi fiscali affinché io assuma. Perché qui non si parla di grandi aziende, della mega ditta di Fantozzi, come ho già detto. Si parla di aziende che hanno 10 dipendenti. Installatori di cancelli elettrici, allarmi, no? Sistemi antincendio, manutenzione estintori, concessionari di auto, officine meccaniche, artigianali, piccole aziende, carrozzerie che hanno due dipendenti, tre dipendenti. Queste aziende se assumono sono rovinate, perché se devono dare di più di salario, devono pagare di più di contributi, di ritenute, di addizionali. Di fardelli vari, più è alto lo stipendio, più alta l'INAIL, più sono alti i contributi, più è alto le indennità di malattia o di infortunio, che gravano, molte di queste gravano anche sul datore di lavoro.
assumi una donna, una ragazza, rimane incinta, sta a casa, devi continuare a pagarla in parte tu, in parte l'INPS, devi assumerne un'altra in sostituzione col salario minimo più alto, tu non ce la fai. Questo è qui che c'è la contrapposizione destra-sinistra. Queste cose perché deve essere solo la destra a dirle? E la sinistra ruffia, per questo è essere ruffiani, arruffianarsi, comprare i voti delle persone più deboli. Invece di tutela, non si tutela una persona dando un salario più alto, ma non dando in modo a chi glielo paga il salario di sopravvivere. Questa è pura demagogia, è sempre il solito qualunquismo, il promettere, il dare e non sapere se poi lo puoi mantenere la promessa. Tra reddito di cittadinanza, reddito d'emergenza, reddito universale, reddito di tua mamma, di tua sorella, di tuo padre, si danno sostegni alle persone senza una base da cui partire. Non si crea occupazione aumentando il salario, ma non diminuendo la fonte che paga il salario. Se tu diminuisci i consumi della macchina, ma aumenti la benzina, io compenserò, ma non avrò mai un tornaconto economico. Se io facciamo un esempio con l'auto ibrida, per farvi capire, io ho l'auto ibrida, per esempio alcune Toyota montano un motore 1.800 a benzina, che è 1.800, una cilindrata alta, che magari da solo il motore in sé consuma, fa 10 con un litro di benzina. Abbinato al motore elettrico vai a 17, a 18 km con un litro. Ma per quale motivo di avere un'auto ibrida quando con una macchina un po' più piccola di cilindrata hai gli stessi consumi? Questo si chiama qualunquismo, perché tu butti il fumo degli occhi alla gente, negli occhi alle persone, convinti di fare un investimento. Quando hai due motori anziché uno, hai più manutenzione, hai le batterie da smaltire quando sono vecchie e così via. Questo è un piccolo esempio al mondo, per far capire che l'aumento di salario non è compensato da una diminuzione della tassazione. Adesso sì, hanno abbonato 3 mesi di IRAP, ma per forza, sei stato chiuso 3 mesi, non puoi, non hai prodotto reddito, e il minimo era quello. È qualunquismo lo stesso. Bisogna dare più liquidi, più accesso al credito, non tassando il contante, non tassando, non limitando la circolazione di denaro. Io sono libero di pagare la macchina in contanti, non in assegno fino a 3.000, 2.000, perché se no me lo vanno a vedere. No. Guardate, la trasmissione, quella che delle auto d'epoca che fanno su vedere su Focus, su come si chiama lì, Affari a quattro ruote. Oppure vai lì, paghi in contanti, 3.000 sterline sull'unghia, 5.000, 10.000, oppure l'altra, Gas Monkey Garage lì, quello lì, americano che fanno le macchine custom, 50.000 dollari. 50.000 dollari in contanti, non c'è bisogno di. Basta che tu paghi le tasse su quello che fai, che io pago in contanti, credo. Se non c'è liquidità, non c'è circolazione di denaro, c'è marxismo. C'è marxismo. La gente non ha capito che i regimi estremi non vanno bene. Come è crollato il regime sovietico, ci sta vacillando il sistema capitalistico americano perché è basato sul superfluo e sugli sprechi. Crollerà il sistema capitalistico europeo se si limiterà anche ulteriormente la circolazione del denaro, che in Germania, ad esempio, non esiste. Non c'è limite al contante. O c'è, fino non so se 10.000, non mi ricordo, mi pare che non ci sia. Sono palle italiane, sono tutte palle per creare della gran confusione. Io ho detto il costo del lavoro perché non è possibile che nessuno in televisione faccia questi paragoni. Nessuno si prende la briga di fare questi paragoni. È ora di finirla di riempire la testa alla gente di cagate. È inutile aumentare, non bisogna farsi comprare da queste cagate. Io ti aumento il salario minimo,
Ma tu, se io ti prendi di più di stipendio, paghi più di tasse. Perché se invece di prendere 18.000 euro all'anno lordi, ne prendi 24, 23, paghi una ritenuta IRPEF più alta. Se non hai tante spese, paghi più tasse. Puoi avere più sgravi fiscali, d'accordo, ma paghi più tasse. È tutto un tornaconto economico per lo Stato. Perché noi abbiamo una pressione fiscale al 45, al 50%, al 60%, se non di più, con sentioni e spese. Un'azienda medio-piccola, di quello che guadagna, se ne mette in tasca, guadagna 100.000, se ne mette in tasca 20.000 puliti. 25, 75% tra stipendi dipendenti, spese, oneri, tasse, fardelli vari, consumi, costi fissi, costi variabili. Va a zero, guadagni, perdi l'80% e non è possibile che io debba pagare ancora di più un mio dipendente se, non mi, se ho già un fardello di tasse alle spalle. Metti la tassa Covid, ma diminuisci le accise. Se tu mi metti la tassa Covid sulle benzine, sugli alcol, ma non mi diminuisci quelle tasse che già paghiamo a fondo perduto che vanno a nessuno. Le tasse Covid, puoi attingere alle accise, le giri per un altro fondo, se sei un governo serio. Se sei un governo manipolabile, manipolato, in mano a trasformisti, qualunquisti e mediocri, manipolati da grandi economisti europei, che sono veramente economisti, massoni o non massoni, qui lasciamo stare quello, è logico che si fanno queste sparate qui. Il mondo del lavoro ha bisogno di respirare. L'operaio della grande azienda è molto più tutelato che il suo collega di una piccola azienda, che magari lavora tanto uguale, fa lo stesso lavoro, anziché produrre motori alla Fiat, li produce, che so, alla Rossi Elaborazioni, che fa pistoni forgiati per i rally o per la Formula 2, la Formula 3000, 2000. Sono piccole aziende. Magari fanno attacchi a tre punte per le cinture di sicurezza omologate. C'erano aziende da piccole che fanno lavori di precisione, artigianali, in famiglia, aziende familiari, che non hanno la possibilità di pagare uno stipendio alto come quello che può pagare la Fiat in proporzione al lavoro. L'operaio Fiat magari prende 1.300-1.500 euro al mese. L'operaio di una piccola azienda non può prendere 1.500 euro al mese, perché il costo che grava sul datore di lavoro è infinitamente più grande, perché i micro problemi diventano problemi giganti per un'azienda piccola, dove lo Stato non interviene con gli ammortizzatori sociali adesso, ma non l'hanno preso la cassa integrazione, tanti dipendenti delle aziende piccole perché non ci sono i soldi, perché il qualunquismo di fare i decreti legge, no? E poi non avere un minimo di appiglio dove prendere i soldi perché non capite voi politici, fate finta di non capire che se non vi togliete anche dei privilegi voi non troverete mai i soldi per pagare a chi servono. È chiaro che quello che succede, succede perché c'è una inettitudine totale. Tutto lì. Io ho parlato del costo del lavoro perché ci tengo. Perché io se potessi chiudere la mia attività, andarmene a lavorare da un'altra parte sotto padrone, lo farei domani mattina. O anche sotto lo Stato. Stai tranquillo, prendi meno, ma sei tranquillo. Lo farei domani mattina. Ma se hai la partita IVA e sei titolare unico di impresa, non puoi lavorare neanche ore sotto la scuola. Tutte balle, che all'estero non esistono. Io se non ho una partita IVA, sono libero di fare cosa voglio. Certo, se ho la partita IVA di cartolaio non posso fare il tabaccaio, questo è un altro discorso. Ma se voglio andare a fare un secondo lavoro sotto lo Stato, lo devo poter fare. Devo essere libero di poter. Lavorare significa dare la possibilità, flessibilità. Non che se tu apri partita IVA hai le manette in questo paese. Altro che aumentare il salario minimo. È demagogia, è comprare i voti della parte più fragile dello Stato, della parte che ha meno, generalmente in generale ha meno cultura. Compri l'ignoranza delle persone, compri il gregge. Costituisci un gregge
una mandria di un gregge di pecore e basta. Ecco cosa vuol dire aumentare il salario minimo. Ma come? Aumenti il salario minimo? Dai già il reddito di cittadinanza, aumenti il salario minimo, ma non crei occupazione, non detassi le imprese, da quelle grandi a quelle piccole. E questo è assurdo, non si possono sentire queste cose. Come si fa a non intervenire? In periodi di crisi esiste solo il coronavirus, le mascherine, si perdono cagate assurde, discorsi, alzi la... Ma la gente non è mica cretina. Il costo del lavoro è esagerato. Gli impedimenti, la burocrazia. Non ne parlo perché ne parlano troppo in televisione, la burocrazia. Una legge si perde in mille, mille diramazioni. Ma nessuno si rende conto che si aprono le partite IVA perché non, per pararti il culo, per versarti dei contributi e avere una speranza di ottenere una pensione. Tu verserai adesso, versi 10 di pensione, prenderai sì e no il 50% di quello che stai versando, se va bene, se non meno. Sarà una generazione di pensionati da 600, di minime. Versi un mare di contributi e ti troverai con 800 euro di pensione, dopo a 67-70 anni prendi sì e no 1000 euro di pensione, dopo che hai versato 180-200 mila euro all'INPS, ti ne torna indietro 40.000 o 50.000. E mi volete portare, parliamo di salario minimo. Ma che lingua stiamo parlando? Strogoto. Ma stiamo scherzando, ma siamo matti. Tu mi fai gli stati generali per discutere queste cagate qui? Queste sono cagate. Bisogna discutere di diminuire il costo del lavoro. Poi il salario lo aumenti dopo. Prima dai la possibilità di poter pagare lo stipendio, specialmente le aziende piccole. Perché se io avessi degli sgravi fiscali, assumerei una commessa o regolarizzerei mia moglie invece che va a lavorare sotto padrone 10 ore al giorno, come me e tanti altri. Non perché io sia un laureato, ho studiato una vita per raccogliere mosche, un pugno di mosche. Questa è la realtà, che i nostri governi non, che i nostri governanti se ne strabattono i coglioni perché non capiscono, non hanno mai lavorato. 90%, l'80% dei pugni non hanno mai lavorato. Non hanno mai lavorato. È uno schifo. E quello che sta succedendo nel mondo del lavoro, la colpa non è del coronavirus, è del sistema. Perché all'estero si rialzeranno molto prima di noi. La Germania, che è in profonda crisi, si solleverà in poco tempo perché il costo del lavoro in Germania è più basso. Negli Stati Uniti è più basso il costo del lavoro che qua. Ecco perché gli stipendi sono più alti. Perché io ti do 4.000 euro al mese, ma i contributi te li versi tu. Hai un contratto per me, ti pago l'assicurazione, ti pago la malattia, ti pago le indennità, ma tu ti versi i contributi. Li versi allo Stato, senza partita IVA. Se apri partita IVA, io non ti conosco. Così crei occupazione, responsabilizzando anche il lavoratore, non solo tutelandolo col sindacato fittizio. Ecco perché non c'è lavoro in Italia. In Spagna le pensioni non sono tassate, qua sono tassate. Perché? Hai pagato le tasse tutta la vita, sei anziano, goditi la pensione. No, devi tassare al 20, al 28%. Ma stiamo scherzando. Per pagare il reddito di cittadinanza. E poi dai una miseria alle persone che perdono il lavoro. Vaglielo a dire ai dipendenti dell'ArcelorMittal, questi discorsi qua. Vaglielo a dire ai dipendenti della Mahle, dei pistoni che ha chiuso, a dov'è? A Torino o in Emilia, non mi ricordo. O quella lì, il Sud Italia, che chiude, metalmeccanica. Alla Cerutti, la Casale, che di due stabilimenti ne fa uno. Vaglielo a dire a quella gente lì. Vergogna. Detto ciò, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video.